Lei è stato in silenzio per 40 anni. Oggi ha deciso di raccontare qualcosa. Mi dica. Non ho mai raccontato a nessuno come si svolsero realmente i fatti che mi hanno portato qui. Fui arrestato da ragazzo. Eravamo un gruppo di amici. Non facciamoci prendere da stupide frenesie, ma neanche da stupide paure. 40 delitti perfetti. 40. Come il numero della pagina del libro che stavamo leggendo quella sera. Una coltellata al fianco, una coltellata al cuore. La società mi ha stancato. Dovremmo uccidere 40 persone. Questo sarà il nostro traguardo. E ognuno di noi singolarmente dovrà fare in modo che si raggiunga l'obiettivo. Non si deve scoprire il colpevole, non devono restare tracce. Io che ho sempre cacciato animali, questa volta caccerò uomini. Io ho già in mente qualcosa. Certo, è un passo difficile, ma credo sia necessario. 40 omicidi. Le grandi epoche della nostra vita sono quelle in cui troviamo il coraggio di ribattezzare quel che abbiamo di male come quello che abbiamo di meglio. Dobbiamo cercare di stare tranquilli. Volevamo commettere 40 omicidi. Così, per il gusto di non farci scoprire. Fu la decisione di una sera. Commettere in poco tempo una serie incredibile di omicidi. In effetti uccidere qualcuno è una cosa che ho sempre pensato. Non l'ho mai provato. Sembra che ora si possa fare. Anche subito. Guarda questo. Sette.
invito alla riunione. Ah, è già partita. Ah, ok. E il conteggio chi lo tiene? Ah, bene, bene. Ok, va bene, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao. Sto qua è solo. Non c'è nessuno. È perfetto. Io vado.
Che ti succede? Una serie di cose mi succedono. Praticamente niente. Succede tutto e niente. Ma che vuoi capire? Ma della nostra storia nessuno sa niente, vero? Nessuno. Aspetta. Sicuro che nessuno sa della nostra storia? Ti ho detto di sì. Ma cos'hai? Non lo volevo usare con te. Non lo volevo usare! Thank you.
Non ci posso proprio pensare a quello che è successo oggi. Penso, ho accompagnato mia nonna in ospedale. Povera donna. L'hanno fatta stare 3 ore in attesa. Non l'hanno neanche guardata. Non le hanno dato niente. Beh, però sono felice perché adesso sta molto meglio. Com'è andata oggi? È andata bene? È andata tutto ok? Il lavoro è andato ok? Il lavoro sì. Fa piacere. Io invece oggi ho fatto una giornata di merda proprio. No, non ne voglio proprio parlare. Quel cazzo di ospedale. E bisognerebbe concluderla meno... un po' meglio. Sì. Vabbè... ne riparleremo un'altra volta. Ma che fai? Facciamo un gioco. Sdraiati. Metti i piedi là. No, la testa è qui. Vai più in su. Vieni un po' più avanti. Ma... fermo, fermo. Metti giù la braccia. Cerca di tirare su le gambe. Sdraiale. Stendi giù. Lascia le braccia. Tira. Ci stai? Mm-hmm. Vieni un pochino più in su. Rilassa la testa. Bene, ci siamo. Guarda che giochino ti faccio adesso. Così? Avevi perso la testa per me, eh? Ci raccontavamo gli omicidi a vicenda. Qualcuno cominciò a star male, ad avere allucinazioni. L'ho preso, l'ho picchiato. L'ho picchiato fino a farla cadere a terra, morto. Poi l'ho gettato via. Ed è allora che ho scoperto che respirava ancora, che era ancora vivo. L'ho ripreso, l'ho massacrato di botte, calci, calci, calci! Aspettato che non chiudesse più gli occhi. È stato orribile. È stato orribile. Se non l'avessi scoperto, magari fra un anno, due, mi avrebbe riconosciuto per la strada. Poteva riconoscermi! Sto perdendo la testa. È troppo tardi. Sapevi a cosa andavi incontro. Ormai non possiamo più tornare indietro.
Non riesco più a dormire. Ti ricordi quel sogno? Quel sogno di cui ti ho parlato? La sua faccia, con il tremolio del fuoco, compare in ogni mio sogno. Io ho visto un treno. Un treno, sì. Ero seduto su una rotaia. E il treno mi è venuto addosso. Ma non mi ricordo se mi ha investito o no. Non mi ricordo se è vero, non mi ricordo se è un sogno. Incredibile quello che mi sta succedendo. E non succede solo a me, vedo. La situazione è diventata insostenibile. Non riesco più a capire se si tratta solo di un sogno o se è successo realmente.
Hai una sigaretta?
Uno di noi si era pentito di ciò che avevamo fatto. Si mise la canna del fucile in bocca. Per gioco. Non l'ho più rivista. Un altro si arrese, scrisse una lettera di addio e si suicidò. A quel punto fermai tutto. Dissi che il numero era stato raggiunto. Ci ritrovammo lo stesso pomeriggio in un luogo che conoscevamo solo noi. Volevo togliermi la vita. Presi il fucile e andai all'appuntamento. Quella sera mi arrestarono. Mio padre venne a farmi visita in prigione. Ma ti rendi conto di cosa avete fatto? Avete ucciso delle persone. Non io. Guardami quando ti parlo.
e siamo anche sotto elezioni. Ti ho preso che eri solo un bambino, figlio di un assassino e di un alcolizzato. I'm so mean.